Nell'ultima cena, siamo alla linea 46, al capitolo 17, quando Gesù fa la grande preghiera per l'unità dei suoi discepoli e sapeva quello che faceva, perché oggi siamo polverizzati in cattolici, luterani, calvinisti, anglicani, pentecostali. E chi più ne ha più ne metta, oltre che agli ortodossi. Bene, in questa preghiera per l'unità dei suoi discepoli, a un certo momento Gesù dice: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Un discepolo di Paolo, alla linea 48, ad opera poneros con lo stesso significato. Afferrate sempre lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. C'è bisogno dell'esorcista? Rileggete con attenzione la parola. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Il vocabolario è immaginifico, ma estremamente efficace. Ognuno di noi possiede quello scudo. E quindi? Infine, linea 50, questo signore qui, che ha scritto la prima lettera di Giovanni, è il genio e non è Giovanni figlio di Zebedeo, perché lui si firma il presbitero Giovanni, non l'apostolo Giovanni. E noi sappiamo da Papia di Gerapoli che il presbitero Giovanni è stato discepolo di Giovanni e a sua volta è stato maestro di Papia. Quindi questo vescovo, Papia, conosceva benissimo il presbitero Giovanni. E questa figura che ha perso identità per colpa del nome, siccome si chiama come l'evangelista, povero, nessuno l'ha mai badato tranne gli specialisti. Bene, questo presbitero Giovanni che scrive la prima lettera, sappiate che è il genio teologico del Vangelo. Non so se prima o poi faremo il Vangelo di Giovanni, ma il Vangelo di Giovanni è, se mi è permesso a livello critico, il peggior Vangelo di tutti e quattro. È il migliore a livello di pensiero, di riflessione teologica, ma è il peggiore a livello critico storico. Voi trovate un toast con cinque strati. Quello più antico risale a Giovanni figlio di Zebedeo. Poi avete, chiamiamolo così, il narratore, il quale infila dentro alcuni particolari narrativi per collocare, inquadrare meglio certe riflessioni e discorsi che fa Gesù. E questo è il teologo. È quello che ha reso il Vangelo di Giovanni eccezionale. È lui. Poi abbiamo il primo redattore, poi abbiamo l'ultimo redattore che aggiunge il capitolo 21, dopo che questo aveva chiuso il Vangelo con la dicitura degli ultimi versetti del capitolo 20. Il quinto scrittore riapre il Vangelo, non tocca quello che è stato scritto precedentemente, appiccica quest'ultimo capitolo. E certamente non fa una bella figura, perché torna a scrivere un'altra conclusione. È costretto. Quindi noi nel Vangelo di Giovanni abbiamo due conclusioni. Bene, il geniaccio è questo qui. Perché sappiamo che è lui?
non solo per le notizie esterne di Papia, ma perché comparando il testo biblico di Giovanni con la prima lettera di Giovanni, i passi teologici culmine, i passi teologici apicali più alti, li trovate spiegati nella prima lettera di Giovanni, proprio spiegati. Lui si è preoccupato di spiegare quei testi. Bene, questo nostro amico dice, non come Caino, sta facendo un'esortazione ai suoi destinatari, non come Caino che era dal maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Da queste poche righe che noi abbiamo letto, vediamo come stiamo facendo solo filologia, noi della teologia in questo momento non interessa un bel niente. Dalla filologia abbiamo visto come in diversi luoghi questo Poneros è il maligno. Ora, siccome si parla, tornando indietro, alla 01, si parla di tentazione, è interessante notare come lungo il Vangelo Satana viene chiamato il tentatore. Andiamo alla linea 62, stiamo facendo sempre filologia ancora, non ci siamo mossi dal primo punto. Ma quello che leggiamo adesso è per illustrare. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Peirazenai ipotu diabolu. Ci siete? Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, o peirazon, quindi chi è che tenta? Demonio. Se 02, lo stico 02, io so che vi faccio diventare un po' matti facendo girare il foglio, ma occorre, se lo stico 02, come abbiamo visto, è spiegazione dello stico 01, chi è che produce la tentazione? Il demonio. E quindi quel Poneru è ovvio che è lui, liberaci dal demonio. Perché no? Male. Perché? E adesso facciamo il salto. Perché nel mondo biblico la tentazione non è legata alla sfera morale. Questo a noi costa capirlo. Perché in genere si dice, l'amica dice l'amica, ma sono stata a vedere in via del in Corso Vittorio, ho trovato una bella borsetta, sono stato tentata di prenderla. Tentazione. Noi adoperiamo la parola tentazione per indicare un qualche cosa che ci spinge al bene o al male, dipende dalla scelta che noi facciamo, ma la situazione ci permetterebbe di fare o questo o quello. Dalla tentazione, dunque, nel nostro mondo occidentale cattolico si esce fuori sempre credenti, però si può uscire fuori credenti peccatori, perché abbiamo detto di sì, oppure meritevoli, perché abbiamo detto di no. Tutto questo lo cancellate, perché non è questo il concetto di tentazione che c'è nel mondo semitico. Allora, quale concetto di tentazione c'è nel mondo semitico? Adesso pian piano lo scopriamo. Vado veloce, salto quella piccola questione di stilistica semitica della linea 53-59, ma sarebbe semplicemente una chicca per cose che abbiamo già capito per altre strade.
e andiamo direttamente al contenuto e ci chiediamo, nell'esperienza di Gesù, cos'è stata la tentazione? E cos'è stata la tentazione nel pensiero, nella predicazione, nella visione che Gesù aveva di questa realtà? Ed infine daremo un'occhiata a come la Chiesa nascente tratti l'argomento. Questi sono i tre punti, dunque nella vita, nel pensiero, nella storia. Il brano delle tentazioni di Gesù io penso che voi lo conosciate. Penso. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Questa è l'esperienza dunque che Gesù fa sulla propria pelle di che cos'è la tentazione. Se noi ripercorriamo questi tre momenti particolari, vi ho messo fra parentesi quadrate le citazioni, scopriamo un dato interessante. Alla linea 66, Deuteronomio capitolo 8. Alla linea 69, laggiù in fondo sulla destra, Deuteronomio capitolo 6, versetto 16. Alla fine della linea 72, inizio 73, Deuteronomio capitolo 6, versetto 13. Voi andate a consultare questi testi e vi accorgete che sono le tre prove che gli ebrei hanno subito nel deserto e hanno fallito in tutti e tre i momenti. In che cosa consistono queste tentazioni? Se voi notate, non c'è niente di peccaminoso a cui il diavolo invita Gesù Cristo. Di che queste pietre diventino pane non è mica un peccato, eh? Però, cosa si nasconde dietro a questo modo di parlare? Si nasconde una concezione dell'uomo. La concezione puramente materialistica. Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia. Non è così. Non è così. Stamattina alle 5:30 sono stato buttato giù dal letto da una donna disperata perché il marito stanotte è scappato con un'altra lei. Non di solo pane vive l'uomo. C'è dunque un modo diverso di concepire le persone. E chi concepisce la persona come pura materialità, è chiaro che instaura dei rapporti con la persona di un certo tipo. Chi invece è convinto che non di solo pane vive l'uomo, instaura con la persona un rapporto di altro tipo, perché c'è anche la sensibilità da rispettare, c'è anche l'intellettualità con cui dialogare, c'è anche il mondo affettivo da avvicinare con sommo rispetto.
E c'è anche un mondo spirituale. Avere la concezione materialistica dell'uomo fa trattare l'uomo in un certo modo. Avere una concezione non materialistica dell'uomo fa sì che noi ci rapportiamo in maniera diversa. Se l'uomo è solo materialità, perché tenere in vita coloro che vivono in coma irreversibile? Il bambino piccolo, che a noi sembra non ragioni perché non parla, che differenza ha fra lui e un gattino? E come posso sopprimere il gattino, posso sopprimere anche lui. Guardate che questi concetti girano nelle sedi accademiche. Noi siamo salvaguardati nella vita quotidiana, ma nei vari pensatoi questi concetti esistono. Ora vi rendete conto cosa significa concepire l'uomo a livello puramente materiale, cioè l'uomo è solo materia, da l'uomo è materia, ma è anche qualche cosa d'altro. Sentimento non è materia. L'intellettualità, il cervello è materia, ma l'intellettualità non è materia. La nostalgia dell'infinito non è materia. E quindi la prima tentazione che voi notate non è niente di morale, ma attacca direttamente la radice della concezione che l'uomo può avere di se stesso. Non siamo dunque nella morale, ma siamo nella Weltanschauung, direbbero i tedeschi, nella visione globale che tu hai di te in rapporto all'universo dove vivi. Questa è la prima tentazione. E se tu dici di sì all'uomo materiale soltanto, è chiaro che poi vengono giù di conseguenza determinate leggi. E quindi vengono approvati determinati comportamenti. Noi siamo intossicati dai giornali perché sembra che tutto sia politica. No. Dietro c'è molto, molto spesso una ideologia, una concezione, una Weltanschauung. E noi non ce ne accorgiamo perché ci danno da bere che è solo questione di contrattualità. Io ti do questo, tu mi dai quello. Io ti approvo questa legge, tu mi approvi quest'altra. Non è così. Non è così. La seconda tentazione, per noi è più difficile capirle. E siccome è più difficile capirle, andiamo a cabunarci con un po' di caffè.